difficile da tenere, e questa va bagnata un po' meno, solo andando dentro quando sentite che è asciutta. Fa anche lui cake, che sono questi più piccolini, vedete questi ramettini più sottili, anche questa va concimata nello stesso modo. E questa è più lasciate fuori, in un certo senso più fiorisce. Ha un periodo di riposo che è quello estivo. Allora, nel periodo di riposo, comunque poi nei foglietti, se riuscite a farne più, c'è scritto più. Non va tanto né concimata né bagnata, va proprio bagnata l'indispensabile. Queste a me sono quelle che piacciono quasi di più, ma sono un po' come i gladioli, nel senso che sono dei tuberi che fanno un'unica fioritura, unica, e sono bellissimi fiori, e si chiama Cambria Oncidium. Nel foglio a colori c'è scritto, però non arriva lì. E sono tantissime le tipi di queste, e anche questi hanno il nutrimento che è costituito da questi rizomi, vedete questi rizomi grossi. Poi muore la foglia vecchia e dal getto nuovo, che questo nascerà, come per il gladiolo, una specie di gigliettino che è poi il suo fiore, praticamente. Però andando su internet, io vi consiglio Dendrobium, Phalaenopsis, andate su internet, trovate, adesso io vi ho dato un foglio, ma trovate veramente tutto, tutto sulle orchidee. Anche questa vuol luce, questa è più da freddo, cioè questa qui praticamente va sui 15-16 gradi, perché è più facile farla rifiorire, sempre vicino alle finestre. Questa può andare a nord anche, infatti io la tengo fuori a nord, ancora fuori le ho. Quando comincia a venire il meno 5, no, il meno, il 5-6 gradi, 8 gradi, la tiro dentro. Poi c'è il cimbidium, che non ho potuto portare perché è grossa così, ed è quella che ha tutte le punte, che è quella che voi vedete che le vendono anche le incise, ma erano qua. C'è qua. È scritto Cimbidium. Ah, ecco, si vede solo il fiore. È quello che ha quel bel fiore che i fiorai vendono nella plastica, i rami. E quelle sono bellissime perché fanno proprio un ramo grandissimo. E anche quelle, più le tenete in terrazzo all'ombra e al freddo, più buttano il getto fiorale. Però è sempre una volta all'anno. Quindi l'ideale, secondo me, se volete sperimentare, è la Phalaenopsis. Più o meno le regole generali ve le ho dette, non so se mi volete chiedere. Poi ci sono delle domande. Mai tagliare di questa le sue canne, perché le canne danno il nutrimento ai figli che nascono, praticamente. C'è qua per Luzzi. Il vaso trasparente della Phalaenopsis. È l'unica che ha il vaso trasparente. Perché ha un vaso trasparente? Perché le radici di questa, essendo radici che praticamente fanno la fotosintesi, le radici fanno la fotosintesi. Sì, hanno proprio bisogno di avere la luce massima, e quindi luce riceve, perché non è che la riceva solo dalle foglie, la riceve anche nelle radici. Nelle radici sono sui tronchi degli alberi o sui muschi, come la lavanda, che non vi ho spiegato. La lavanda è quella che voi vedete in quei bei vasi di cristallo. Non provateci, perché io ci ho provato all'infinito, difficilissimo sia da tenere che da... Eppure ho qualcuno del gruppo orchidee che vive in Toscana, le appende alle finestre perché sono lasciate a radice libera, e fanno dei fiori stupendi. Però è gente che ormai io ho un'esperienza di 5, 6, 7 anni, non so, 10 anni. Questa è gente che tutta la vita le vende, le serve. Cioè, l'ideale sarebbe avere la serra, però. Che poi ci vuole la serra calda, ci vuole la serra fredda. Non è semplicissimo. Nero Wolf aveva una serra stupenda.